Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance HD. Nello scorso episodio, nella storia di Riku, un divorasogno particolare è stato avvistato dai nostri amici. E niente, dopo averlo portato nel terzo distretto, è scappato nel mondo di Sora, nell'altra parte del mondo di Sora. Però chissà com'è finita questa cosa. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E c'è roba da spiegare, perché ho fatto un po' di cose off camera. Si nota un po' dal nuovo divorasogno. Allora, innanzitutto, questi sono i comandi di battaglia. Poi, divorasogni. Ho creato Scaracapo, tanto perché c'ero. E a questi attacchi, un po' inutili per me, però alla fine era per creare qualcosa, perché se no, seriamente, potrei spammare, dov'è? Scaracannone e frutto gatto e company, dragonfuoco. Così facendo potrei farmare livelli su livelli. Alla fine è per evitare di sovralivellare i miei spiriti finali. Comunque, a parte questo, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. Ho tolto esperienza 0, sì. Livello 24, mamma mia. Comunque, andiamo. Huh? I'm back in Traverse Town. Why, hello down there, Sora. I've been waiting. You do know you can wait on the ground, right? Come down so we can talk. Now? Now? What do you mean now? You're the one who said you were waiting. You know, you're turning more into Neku every day. But listen, I'm glad you two showed up because... You two? Does that mean Riku's here? Yes, but you and he are still a world apart. He didn't seem especially worried, though. He knows he'll find you. Yeah. Just look at Neku. He and the others all found their game partners. Oh, they're back home safe now? Remember what I told you. Their existence is on the line. And the Reapers are dead set on erasing them for good. But they found refuge in this world. And luckily, each other too. Reapers? Right. If Neku and the others want to get back to where they came from, they need to win the Reapers' game. It's like a series of missions. Those are the rules of their home ground. Except, this time, the mission is a tough one. They're pitted against a Dream Eater that can summon 100 more like it. So, I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your Keyblades, and with those, we might still have a chance. Well, I'm glad he's here with me. If he is. Riku's on one side of the portal, and you're on the other. He might be by your side, he might be a million miles away. You can't measure the distance in time or space. Even without the wall between you, it's hard to say. Don't worry. He's with me. Even when it might seem like he's not. Then you two are lucky. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction, even though you have no idea what you're talking about. Hey! Anyway, Neku and his partner are pinned down in the Fountain Plaza. I can count on you, right? Always. E la volete sapere la cosa più brutta? Questo Keyblade mi farà morire. E non sto scherzando. Ah, mamma mia, perché? Perché un 8-8? Oi, oi. Comunque, a parte questo, niente, meno male ho Gravizza. Mamma mia. No, Gravizza per me penso sia una cosa bellissima. Allora. Ah, mamma mia, questo Keyblade, ripeto, mi farà... Oi, oi. Allora, che giornata è? Un giorno come tanti altri.
No, un giorno come tanti. Scorto un pezzo grosso, pozione. Qua penso non ci sia, vero? Controlliamo i giardini, non si sa mai. Ok, è là sopra. Ok. Prima facciamo questo. E poi possiamo andare avanti. Ok, vieni qua. Ah, no, ripeto, questo Keyblade è orrendo. Mamma mia, potevano fare di meglio. Anche di statistiche. Ok, para almeno 3 attacchi. Oh, mamma. Ora. Ouch. Volevo dire, io tra questo e gli altri episodi, quando mi devo allenare off camera, faccio un po' di cose, ovvero faccio un po' di portali, perché sennò seriamente sarebbero tante cose da fare. Ok. Allora, venite qua. Ma sbaglio o mi ha ridotto la caduta e non me l'ha aumentata? Ok, uno è andato. Ok, dov'è l'altro? Eccoti lì. E... Allora, venite qua. Tanto per... aspetta, ma quello era il portale speciale? Sì, ok, perfetto. Li ho fatti tutti. Ora, stavo dicendo, intanto qui... Esatto, adesso ci sono i Mimic da tutte le parti. Ah, però ricordo, io ho preso il 100% di questo... mondo, tutti gli scrigni, quindi se ci sono degli scrigni extra chiusi, sono Mimic. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più, grande. Ah sì, io tra tutti gli episodi che faccio, quando devo fare roba off camera, prendo e faccio i portali. Visto che ci possono essere cose molto utili. Non ho controllato dal Moguri di Riku. Mannaggia. Vabbè. Allora, venite qua. E alla fine, niente. Io vi consiglio, se dovete allenare i vostri personaggi, o allenare in generale i vostri spiriti, fatevi, prego, i... come si chiamano? I portali. Dovete farli, anche se sembrano inutili, fateli, le ricompense sono sempre buone. Allora. Ok. Ora, questo Keyblade fa schifo di statistiche, per l'amor del cielo, fa veramente schifo. Però... Cioè... Certe volte fa colpi critici, ma fa veramente pochi danni. Allora, tanto per... Allora. Tanto per... Livello 21. Ora meglio muoversi perché siamo già un bel po'. Qua c'è un portale? Dai, lo faccio! Tanto era quello dei 20 secondi, era veramente facile. Cioè, ora a questi livelli, livello 24, è veramente facile. Ok, proseguiamo. This is starting to wear me down. Can we get a timeout?
I'll take it from here. No, I don't need your help. Of course you do. Where are your Dream Eaters? How else can you fight? I don't need them anymore. Oh, right. Your partner. Well, don't you want to make it out of the game? Who's gonna help her if you get hurt? Okay, you win. I'll let you do the sweating. Per favore, venite tutti qua e... Allora, vieni per l'amor del cielo. Oh, che era successo a quel proiettile? Vabbè. Allora. Vieni qua. Livello 31. Aglio, mamma mia, quella è la giraffa. Mamma mia. È veramente veloce e fa tanto male. Ok. Ouch. Got away. Sora. So you must be Neku's partner. Yeah, I'm Shiki. Nice to meet you. Neku told me all about you. Cool. But you should have seen him. He looked everywhere for you. Hey, Sora, stop talking. What? Why? You said you need her. That's a good thing. That's sweet, Neku. I need you to stop annoying me. Mm-hmm. Well, I still think it's sweet. It's nice to be needed. I'm sorry, is this a bad time? Because that Dream Eater we're after has retreated to the other imagining of this world. Other imagining? You mean where Riku is? Yes. He and our other friends will do what they can, but we'll just run ourselves in circles at this rate. We need to trap that thing in one place, and then we can finish it. Trap it where? The third district. Okay. Hmm? Joshua. Yes, Neku? Tell me, are we really gonna make it home? But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself, and you give up on the world. Right. So I'll see you there? Huh? Me? Yeah. You're my friend. It's your home, too. Maybe it's you that's turning into Sora. Huh? Thanks. Ma chissà che vuol dire. Bah. Vabbè. Allora. Mamma mia, quanti nemici ora, eh. Adesso. Tanti nemici sconfitti e tante XP. Ah. Ok. Perfetto. Allora, che livello siamo? 24? 24. Ok, potrei già smettere di guadagnare XP. Comunque, abbiamo ottenuto... dov'è? Scatto Sidewinder. Scatta con quadrato e premi X per... Sì, grazie. Praticamente è l'attacco di Sora. È l'attacco di Riku questo. E mamma mia, quanto fa male. Questo attacco fa veramente male. Visto che colpisce abbastanza volte. Colpisce più volte di Riku. Ah, mamma mia, finalmente ce l'abbiamo. Ora.
Dobbiamo andare direttamente al primo distretto e poi da lì possiamo prendere e uscire verso il terzo. Allora, venite qua. Un bel po' di XP. Potrei già fare un taglio, tipo, visto che poi devo anche allenarli. E... così facendo porto Dragonuccio al 30. Dragonuccio, Dragonfuoco al 30. O forse sì. Perché tanto qua cosa c'è? Portali di battaglia. Sì, dai, facciamo così. Faccio un taglio, ci vediamo dopo. E dopo aver guadagnato veramente un niente di XP, aver fatto un level up, non c'era assolutamente nulla. Cioè... mamma mia. Ci ho messo così tanto tempo che alla fine non è valsa l'esperienza. Cioè, ci ho messo veramente tanto. Allora, penso che dovrò allenarmi, ripeto, off camera, proprio tra questo e il prossimo episodio. Però questa volta almeno lo farò con Sora e non più con Riku. Ok. E comunque alla fine questa cosa di Sora e Riku l'ho fatta anche per togliere, se no, la periodicità. Alla fine. Ora cerchiamo di fare un po' di XP. Tanto per... dovrei riuscire a beccarvi. Ok. Perfetto. E non dovrebbe esserci altro, ok. Allora, adesso dovremmo andare nel terzo distretto. Qua non c'è nulla. Direi che sistemo i miei spiriti e poi ci vedremo tra 2 secondi. Quindi, tra poco. E ho finito. Mamma mia quanto ci ho messo. Allora, ho fatto veramente un sacco di cose, a parte cambiare anche l'indole di entrambi. Allora, innanzitutto questo è Scaracapo. All'inizio ha parata unione, vabbè, una cosa che io ho già. Poi da questo lato ha Defender con 2 legami da ottenere. Cioè 2 legami da fare e poi... cioè 2 unioni da fare e poi si ottiene Defender. Poi 100 punti, attacco più 150, impatto magnetico. Di qua c'è parata buio, vabbè. Poi qui c'è un segreto, anche di qua c'è un segreto. Da questa parte PS e Blizzara. Di qua invece parata luce e difesa. Da questa parte invece parata luce, livello 25, sì, Zantetsuken. Mamma mia, Zantetsuken è buono. Buono. Poi Dragon Fuoco ho praticamente ottenuto tutto, anche supporto più che ho già. Per dirvi quanti punti ho, mamma mia, ne avevo veramente tanti. Devo solo aspettare che raggiunga il livello 30 e disbloccare il suo segreto. E basta. Poi ho messo coso, dov'è? Neko Gatto per ottenere Tempo Bomba. 2 Thunder più Velomagie, ma alla fine non mi serve a niente. Ora, abbiate la difesa, mamma mia, questo boss fa male, e non sto scherzando, devo mettere Scaracapo in panchina, perché seriamente rischio di perdere, e non sto scherzando, questo boss può demolirmi senza problemi. Allora, Dragonuccio è con me, mamma mia, no, io ho paura di questo boss, seriamente ho paura. Allora... la console è Palloncira, Pallonciga, Bomba Firaga, Spezza Buio, Energira ed Energiga. Mamma mia, solo per dirvi, questo boss, ripeto, fa male. Il Keyblade proverò a tenere questo. Salviamo, perché non si sa mai. Ok. Comunque, piccolissima cosa. Ho salvato, vero? Ok. Non ho salvato nella sezione... ok. Non mettete questo Keyblade, mettete un Keyblade più potente. O la campana guardiana, o come si chiama? Doppio disco, o disco doppio, vabbè.
Uno dei due, perché seriamente questo boss fa male. Ora ripeto, con tutte queste abilità, dov'è? Mamma mia, 1, 2, 3, 4. Allora, questa mi serve, assolutamente, parata fuoco vi serve. Poi dov'è? No, solo parata fuoco. Parata fuoco, difesa. Abbiate velo attacchi e velo magia al massimo. Ripeto, questo boss fa male, fa veramente male. Andiamo. I got it, Riku. It's working. People through for us. We'll handle things here. You take care of the boss. Will do. Oh, mamma spellicano. Ah. Questa è una boss rush. State attenti. Ok. Vai. Aiuto. Ok. Energira. No, ho usato energiga. Vabbè. E io avrei proteggi cura, ricordo, gioco, eh. Ok, vai, 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 ora tutti all'attacco. Vai, 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 vai. L'ho anche scottato, è un boss. Ok. E adesso lag, c'è sempre il lag. Questo coso è intoccabile. Perché? Ve l'ho detto, è una boss rush. Oh mamma mia. Attenti. Ora comincerà subito con la fase finale. Tutti inizieranno con la loro fase finale. È una cosa seriamente cattiva. Ok. Ah, ripeto, gli avrei proteggi cura. Ok. Ah, perché mi toglie la telecamera? Aiuto. Ok. Beccati questi tutti. Oioi. Ne salta Sora. Oh. Ok. No, state vedendo, colpiscono il nulla. Non è possibile. Ok. Stavano colpendo questa zona. E comunque ripeto, lag sempre. C'è sempre questo lag. E comunque no, non possiamo andare là sopra. Qui non possiamo farci nulla. Comunque, me lo ricordavo diverso. Ripeto, me lo ricordavo diverso questo crostaceo. State attenti. Ricordo che se state lì, la vostra barra aumenterà in maniera elevata. Ok, no? Palloncina. E vai. Ok. Attenti a questo coso. Ok.
palloncina. E tanto perché ci siamo. Vai laggiù. Ok. Vorrei finirti con un attacco bellissimo, perché te mi hai fatto dannare con Riku. Vai. Ouch, no. Oh, yoi. Fermo. Hey Josh, where'd it go? Somewhere else. Out of Traverse Town, and out of my reach. We'll just have to let it go. Great. So we failed the mission? Hmm. I'll go after it. What? Come on, I'm not an actual player. Can't I bend the rules? Well, I guess the rules of the world don't apply if your hearts are connected. Right, Sora? That's how you roll. Right. Then it's settled. Sora. Hmm? Thanks. It wasn't easy. You made it easier. Yeah. Wow, Neku. You've changed. Huh? You think? Yeah. You're less dorky. What? Once you find your friend, Sora, you should come hang out in our town. Definitely. See you in Shibuya. Sure. It's a deal. Anything I should pass on to Riku? Nah. I'll see him soon. You big thug! Thug works for me. We all got a role to play, right? Gorsh, at least he's honest in a dishonest way. Silence! No underling of mine shall be insulted so. I have great plans for dear Pete and for all the worlds, once I have taken them for my own. Then I've got bad news for you. That day's never gonna come. Perhaps you should take a few moments to reconsider. Or does the Queen's life mean nothing to you at all? Mickey! Don't you listen to her! You can't let Maleficent have her way! No! Minnie! All right, Maleficent. Tell us what you want. Let me see. Shall I begin with this world? I much preferred it in its darker, more ominous permutation. You said it. This place needs some lights out time. You're lying, Maleficent. Not even you would go through this much trouble just for that. What is it you're really after? Very perceptive. I presume you are familiar with Xehanort, the man who led me to discover worlds outside of my own. You know him? As do you, I see. Yes, he shared everything with me. How to go about winning a heart over to the darkness. And, most gloriously, about the seven hearts of pure light. The ones that would grant me the power I need to conquer all worlds. However, the worlds were too complex. Too much for even me to contain. It seemed I had miscalculated.
Then it came to me. Of course, I could go about conquering other worlds in my own manner. You do have the data for all the worlds, do you not? And now you will hand it over to me. What do you mean? Don't you bozos pretend you don't remember. Me and Maleficent was trapped inside it. Now cough it up! Why do you want the data? I'm afraid that is no concern of yours. Wouldn't want a royal Minnie Mouse in us to get a boo-boo now, would we? I see you have failed to recognize the futility of your situation. Very well. Face your doom! Oh, Mickey! Minnie! Maleficent, you lose! Say, m'lady, I think the pipsqueak's right. We better hit the road. I now know that what I seek lies within these walls. Trust that I will eliminate you in good time. Wait for me, Maleficent. Wait! You used the darkness to get here? That was reckless. But gosh, I didn't expect you to save us. Axel. Axel didn't. My name is Lee. Got it memorized? E adesso tutte le cose di Recoded. Ripeto, se non avete visto questi filmati, dovete vederli. O non avete mai giocato a Recoded, vedeteli. Sono importantissimi. Queste sono le cronache. Se non fate questo, se non avete visto questo, se non sapete niente di Recoded, questa saga è piena di spoiler. Cioè questa saga, questo gioco è pieno di spoiler. E adesso abbiamo finito. Comunque ci sono due nuovi mondi da visitare. Ovvero il paese dei moschettieri livello 26 e la sinfonia della stregoneria livello 34. Non siamo per niente pronti per il prossimo livello. In realtà... sì, perfetto. Cioè per questo mondo non siamo per niente pronti. Livello 26, il paese dei moschettieri è quello più semplice. Mamma mia. Comunque, c'è una cosa che voglio fare. Primo, andare nella cartomania. Secondo, mamma mia quanto siamo. E terzo, mettere finalmente un Kiblet decente. Mamma mia. Poi, sì, Enrico aveva ottenuto lo slot, perché non gli ho messo il comando, vabbè. Ah, ora si capisce perché questo Keyblade è fatto così, eh? Mamma mia. Allora, c'è roba extra. Allora, temporale, munini il Keyblade davanti a te e ti lanci verso i nemici, colpendoli più volte e infliggendo loro lentezza o stop. Buono. Poi, qualcos'altro. Parata risveglio, utile. Alla fine ve le mettono qua, anche perché forse non le avete ottenute, quindi è una cosa molto buona. Pinguirone. Buono. Orecchiepre. Ok. Aspetta. Orecchiepre. Intanto prendo temporale. Aspetta. Orecchiepre chi era? Mamma mia. Dovevo fare una test run completa. Mamma mia. Chi era Orecchiepre?
Gioco? Mi perdo qualcosa. Orecchie? Per chi era? Ah, lui! Ok, vabbè. Comunque, posso creare scale pesce? Non ho visto che potevo creare. Vabbè. Comunque, una piccola cosa. Fulminaffa. Non mi ricordo chi altri, poi. Li ho comprati tempo addietro. Da coso? Dalla cartomania. Comunque. Sì. Ok. Abbiamo finito. Tanto per chiudere ora l'episodio, perché mamma mia quanto siamo. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts, Birth by Sleep 3D Dream Drop Distance HD, andremo sì, nel paese dei moschettieri. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Però una domanda: chissà perché questa cosa è successa? Perché Malefica vuole quei dati? E chissà cosa sono quei dati? Ripeto, se non avete letto o non avete visto... ricordi? Se non avete visto Kingdom Hearts... Kingdom Hearts... sì, certo... Kingdom Hearts Recoded, non potete capire i riferimenti della saga, non potete comprenderli. Quindi ripeto, fatevi, per chi c'ha il gioco, guardatevi i filmati, perché io vi ripeto, ho giocato a questo gioco senza giocare ai giochi della saga. Quindi, mamma mia, io mi sono spoilerato tutto, ve lo consiglio, non fatelo. Non fatelo, mamma mia. Perché poi è bruttissimo come cosa. Comunque, dicevo, prossimo episodio Paese dei Moschettieri. Vi invito a iscrivervi, a lasciare mi piace o non mi piace. Tra questo e il prossimo episodio farmerò abbastanza robe. Devo portare a livello 30 Dragonuccio e creare altri spiriti. Devo fare tanta tanta roba. Comunque, al prossimo episodio. Ciao!